Manca davvero poco all'inizio di questa sfida che vale per la terza giornata della fase a gironi. È già possibile, Stefano, fare un primo bilancio o è ancora troppo presto? Direi che c'è ancora tempo, Pierre. Sono state giocate solo due gare, anche se il match di oggi potrebbe fornirci già indicazioni importanti su quella che potrebbe essere la fisionomia del girone in chiave qualificazione al turno successivo. Siamo pronti a vivere le emozioni degli azzurri. Il match di oggi vede opposte Italia e Olanda. Vediamo i giocatori che scendono in campo. Hanno optato per il 4-3-3 classico con due attaccanti rapidi e una punta centrale di peso. Modulo che dovrebbe esaltare la velocità degli esterni. Prevedo duelli infuocati sulle fasce. Ecco i titolari. Van de Beek sarà nuovamente calcio d'angolo. Donnarumma, che parata! Corner battuto in mezzo. Attenta qui, l'attaccante si è letteralmente divorato il gol qui. Da quella distanza doveva almeno inquadrare la porta, invece ha calciato abbondantemente sul fondo. Bergwijn. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. E c'è il tiro! Non sbaglia qui Donnarumma. Barella. Pallone troppo lungo, senza problemi il portiere. Sarà rimessa laterale per l'Italia. Verratti. Murato dal difensore. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Prova a far partire il tiro. Pablo Rosario. De Jong. Bergwijn. Malasia. Cerca il sostegno dei compagni. Tocco orizzontale. La difesa spazza via il pallone. Van de Beek. Attenzione! Non sbaglia qui Donnarumma. Tete. Kenny Tete. A spazio, prova e c'è la presa sicura del portiere. Prova ad attaccare l'Italia lateralmente. Cerca il traversone. Arretra per ricevere palla. Prova ad attaccare l'Italia lateralmente. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. Bergwijn. Punta l'area. Palla larga. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Il difensore spazza in qualche modo. Spazio per il cross. Occhio al tiro. C'era tutta la potenza in questo tiro, peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Occhio al traversone. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Recupera il pallone con un intervento decisivo. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma.
Barella. Cerca la porta. Occasione per passare in vantaggio. E c'è la traversa. Potevano mettere la freccia. Conclusione respinta dai legni della porta. Sfortunati nella circostanza. Non bisogna battersi adesso. Cercano di aprire la difesa avversaria. Tutto fermo. Gol annullato per posizione di offside. I giocatori chiedono spiegazioni all'arbitro e al suo collaboratore. Anche se il fuorigioco mi è parso che ci fosse. Si giocherà ancora per due minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Verratti. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. A inizio dunque il secondo tempo di questo match con le due squadre che oggi sono in campo, lo ricordiamo, per la terza giornata della fase a gironi. Tifosi sugli spalti, tornano al loro posto dopo l'intervallo e anche noi ci sediamo e speriamo di assistere a uno spettacolo degno di questa splendida cornice di pubblico, Pier. Si riprenderà con un fallo laterale. Pablo Rosario. Si libera spazio. E c'è la conclusione. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della prova. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Imparabile la sua conclusione scoccata con potenza dall'interno dell'area di rigore ed è entrata a fil di palo sulla sinistra. Si riparte dunque con l'Italia che si è portata avanti nel punteggio. Van Dijk, De Jong. Ha scelto il male minore concedendo il corner. C'è un tifo infernale. Oh, che meraviglia. Vedremo se riusciranno a trovare il pareggio. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Caldara. Romagnoli. Provano a rallentare il gioco, a gestire i ritmi della partita col possesso palla. Marco Verratti. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Caldara. Occhio alla botta. Ha sferrato il gol da Cineteca con una conclusione che è uscita di poco. Poteva dare il doppio vantaggio alla sua squadra. Aveva spazio per calciare a rete, non ci ha pensato due volte. Un applauso per il coraggio. De Jong. Un'altra buona giocata. Chiude bene il triangolo. Gran palla in mezzo. Nessun problema con l'uscita del portiere. Van de Beek. De Jong. La mette in mezzo. Respinge di pugno. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Occhio al tocco interessante. Pallone che viene allontanato. Poteva essere un'azione pericolosa. Spazio per il cross. Palla messa dentro. Barella.
continuano a girare palla cercando il momento giusto. Prova dalla distanza. Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta, non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Pablo Rosario. Kluivert. Ha spazio per andare. La mette in mezzo. La risposta del portiere sul colpo di testa. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto c'è da giocare, Matteo? È iniziato il conto alla rovescia, Pier. Meno 10 minuti al 90esimo. Grazie, Matteo. Uguale, come sempre. Ha spazio per tirare. Palla che finisce in angolo. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Corner battuto in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Riconquistano subito il pallone. 5 minuti al termine, c'è un gol di vantaggio, ma ovviamente non è finita. Sarà calcio di punizione per l'Olanda. Mi aspetto un cross in area, chance importante per trovare il pari negli ultimi scampoli del match. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Mancano pochi minuti, tutto può cambiare, è un finale intensissimo. Potrebbe crossare. Vuole un pallone lungo. E il pallone finisce in gol! Un altro gol che consente di allargare la distanza fra le due squadre. Incolpevole qui il portiere, grande scelta di tempo. Beh, decisamente non poteva farci nulla Pierluigi. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. De Jong. Lammers. Ancora 3 minuti da giocare. De Jong. Bergwijn. Deviazione, calcio d'angolo. Cross verso il centro dell'area. Calcio d'angolo troppo sul portiere, facile qui l'intervento.